Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parleremo del tuo dilemma, il dilemma delle competenze. Che cosa fare da oggi in poi? Allora, io non so voi, ma io non ricordo quasi nulla di quello che ho studiato nella mia prima vita scolastica, no? Quella classica. Certo, le cose fondamentali sicuramente le ho imparate, ma se dovessi andare a fissare dei concetti, che cosa ho fatto in determinate cose, difficilmente troverei argomenti che in qualche modo escono fuori così spontanei. E non so quanti di noi poi fanno effettivamente, no? Esattamente una professione che è frutto dei propri studi, no? Almeno quantomeno le statistiche dico il contrario, addirittura il 74% delle persone fanno qualcosa che non è esattamente quello che hanno studiato. Ed è la grande contraddizione che molti di noi, no, stanno vivendo, hanno vissuto, e che caratterizza proprio il passaggio, no, dalla parte dell'istruzione al mondo del lavoro. Eppure viviamo in un mondo dove non è solo importante quello che sai, oggi sempre più quello che conta è, oltre a quello che sai, quello che sei e soprattutto quello che sai fare. Quindi servono competenze, sì, ma quali competenze? E chi mi garantisce che poi queste competenze mi salveranno la vita, visto il fatto che ogni volta che queste competenze le metto in atto, dopo un pochino ne servono altre? E pensare poi che allora ho bisogno di competenze, che queste competenze siano fondamentali, a questo punto che debbano essere le aziende, no, a farsi carico al 100% nel ridurre questo gap, no, da quelle che sono le competenze che io ho acquisito nella mia scuola oppure nella mia vita e quelle che realmente servono poi nel mondo del lavoro. Questo gap formativo è un po' come credere alla favola di Babbo Natale con la slitta parcheggiata in doppia fila e le quattro frecce accese. Beh, è tutta veramente un'altra realtà. L'equazione maggiore competenze uguale maggiore produttività, che ha caratterizzato in assoluto e sta caratterizzando sempre di più e caratterizzerà sempre di più da oggi in poi il nostro futuro, il futuro di chi sta nel mondo del business, e soprattutto di chi lavora, stanno rivedendo veramente molto le politiche, le strategie di quasi la maggior parte delle organizzazioni. Sempre di più abbiamo bisogno di persone che abbiano competenze oggi allineate a quello che il mondo sta chiedendo. E questo contesto in qualche modo sta anche determinando la complessità, no? Ed è determinato anche dalla complessità, di un mercato, un mondo che è, si può dire, molto completamente diverso che in quello con cui stiamo vivendo in questo momento. Per molto tempo il pensiero del qui e ora ha veramente cancellato, io direi, nella mente di tante persone, di tanti professionisti, anche degli imprenditori, veramente il focus del futuro. E soprattutto questo lo ripeto, lo ricordo a tutte quelle persone, quei professionisti, quegli imprenditori che sono molto legati al mondo della vendita. La parola futuro veramente è stata un po' cancellata. Siamo stati per tanto tempo focalizzati nel qui e ora. Ci penserà qualcun altro se qualcuno in questo momento io devo lavorare, non ho tempo per se c'è qualcuno che c'ha tempo e c'ha voglia, lo faccia lui. Perché non si può cambiare qualcosa in qualche modo quando un sistema sta funzionando, si vende, perché devo stare a perdere tempo? Che quando il mercato comunque c'è qualcuno che richiede qualcosa, perché dovrei essere diverso, migliore di quello che sono in questo momento, quando non c'è neanche un segnale di cedimento? E come lo è stato in maniera diversa, anche perché il marketing ha dato sicuramente un grande impulso alle vendite e questo ha facilitato la vendita di tante persone. Allora, questo per che cosa? Per semplificare un concetto, un pensiero che è stato dominante e che soprattutto ha caratterizzato la cultura manageriale, la cultura imprenditoriale di tantissimi di noi, soprattutto quella improntata sulla cultura del fare, tutti i giorni stare sul pezzo, andare a vendere, tutti i giorni essere lì a cercare di propinare, di appioppare, di convincere un cliente del proprio prodotto e servizio. Oggi, che non è così scontato vendere i tuoi prodotti, i tuoi servizi, i propri prodotti sul mercato,
oggi che il cliente, come abbiamo detto in altri video, è molto più attento, e oggi che si è ribaltato il processo di vendita, infatti non si parla più di processo di vendita ma si parla di processo di acquisti, beh, questo tipo di approccio alla cultura delle competenze, beh, ha prodotto una serie di piccole problemi, una serie di piccole, soprattutto un forte disallineamento su quello che è tra il sistema delle competenze che hai, va bene, e quelle che dovresti dimostrare in un mercato che non ha più punti di riferimento così precisi come lo era in passato. A nuovi approcci, a nuovi mondi, a nuovi mercati, a nuovi mestieri, beh, corrispondono sicuramente a gioco forza delle nuove competenze che dovremmo dimostrare, che all'apparenza in qualche modo possono apparire come una semplificazione quello che ti sto dicendo. Beh, sicuramente molte delle cose che ti ho detto probabilmente per te potresti dire che non ti riguardano, però mettono a nudo sicuramente una cosa, forse che non vogliamo vedere, e non c'è cieco che è migliore di colui che non desidera e non vuole vedere, perché sta mettendo a nudo veramente quelle profonde contraddizioni oggi che ci sono e in questo momento che sta cambiando. Il vero problema, il vero grande problema che in qualche modo noi non stiamo prendendo in atto è che non ci siamo allenati al nostro futuro. Siamo stati e ci siamo allenati da una cultura che ci ha portato a focalizzarci nel qui e ora. Fai bene le cose adesso, non ti star preoccupare, fai quello che ti dico di fare, non ti star preoccupare. Qualcuno ha anche provato a spiegarlo, io sono uno di quelli che sono decenni che ha tentato di fare questa roba e lo fa tuttora e lo farà sempre. Ma ho trovato, come spesso è capitato, tante persone che sono state a capochino, ok, magari sullo smartphone, controllando sempre ogni due per tre, per dire, la spunta, no, dell'ennesimo messaggino di WhatsApp piuttosto che di Messenger o piuttosto che di LinkedIn, e al tempo stesso in qualche modo inesorabilmente non si sono resi conto che il tempo è scaduto. È un po' come un po' lo yogurt dentro il frigo che dopo la scadenza è inutile che tu lo apri, ormai è scaduto, buttalo via. Ok, oggi all'improvviso, senza che qualcosa c'è, in qualche modo c'è qualcuno che ci ha dato un countdown, che ci ha, senza farsi preannunciare, senza bussarci la porta e dirci che il tempo è scaduto, è arrivato qualcosa, noi l'abbiamo chiamato in un mondo, in un modo anche diverso, quindi l'abbiamo chiamata crisi, l'abbiamo chiamato coronavirus, l'abbiamo chiamato questo momento difficile, ma in realtà queste robe hanno messo solo in evidenza quello che nella nostra mente è da decenni che è presente. Non ci stiamo allenando al futuro, un futuro che ha le sembianze, come l'abbiamo visto, come un alieno che è arrivato, un bacillo che è arrivato e ci ha rotto il giochino che in quale noi eravamo in qualche modo impegnati e quello in quale perdevamo il nostro tempo. La realtà è che molte persone hanno visto spazzare via ruoli, business, certezze, mercati, senza farsi la cosiddetta domanda. E ci siamo scopriti, la domanda è, ma porca miseria, ma da dove arriva questa roba? E scoprirsi all'improvviso nudi, no? E poco allenati a questo futuro, a questa dimensione del domani, beh, ci sta mettendo in crisi, sta mettendo in crisi molte persone. Ecco perché in altri video ho detto, non c'è crisi, ci sono persone in crisi. Allora, che cosa è successo? In buona sostanza è successo quello che era già preventivabile, quello che già i campanelli d'allarme erano presenti da almeno da 5 anni, e soprattutto oggi siamo improvvisamente, ci rendiamo conto che siamo ostaggi delle nostre competenze, ma quelle di ieri, non quelle di oggi. Quindi, ma quali sono le competenze oggi? Perché quelle competenze di cui siamo ostaggi valevano ieri, non sono oggi sufficienti, in addirittura alcune sono addirittura obsolete. Le abbiamo consolidate, sicuramente importanti, ci siamo crogiolati sopra, sono 30 anni, sono 40 anni, sono 20 anni che faccio questo mestiere. Sì, ma oggi non funziona più. E allora, ora, che vuoi fare? Io non... dopo un immobilismo, una pigrizia in cui in qualche modo il tema della progressione, dell'allenamento al costante e al continuo viene affrontato in una maniera veramente come se fosse un volano da mettere troppo difficoltoso, e quindi abbiamo ceduto alla pigrizia dell'inerzia, no? In qualche modo andiamo avanti così. Beh, io non so che cosa ne pensi te, ma sicuramente io vedo molte persone che sono dei criceti oggi, che cercano di girare, fare, quindi la ruota del fare, cercando di rimanere, e come si fermano, in qualche modo sono sempre allo stesso punto. Perché? Perché non è sbagliato fare, il problema è fare con qualcosa di cui oggi non è utile, beh, è come non fare. Allora,
la domanda che ti posso fare io è: che cosa puoi fare da oggi in poi per le tue competenze? Perché il buon punto di partenza è quello di fermarti e prendere consapevolezza e dire: beh, senza nessuno scandalo, non c'è bisogno di, tra virgolette, oddio che cosa succede se mi fermo un giorno. Ma farsi significa focalizzarti, aiutarti a focalizzarti sul piccolo dilemma del quale, di in che cosa dovrò essere bravo, in che cosa dovrò farmi riconoscere, in che cosa e come è cambiato questo mestiere e come e che cosa vogliono le persone. Beh, io ho visto moltissime persone che ieri avevano delle performance elevate e che oggi si scoprono all'improvviso inadeguate, ma soprattutto basta andare un po' indietro e basta leggere qualche dato. Gli esperti del lavoro in Italia ci dicono che sta crescendo il divario tra quelle che sono le competenze che servono nel business e quelle che sono le competenze che in qualche modo serviranno oggi e che serviranno domani. E questo oggi è veramente... spiega anche molte delle propensioni che ci sono nel mondo del lavoro a termini come upskilling, reskilling, nel caso in quale dobbiamo reinventarci un mestiere. Allora, tutto questo genera uno smarrimento, tutto questo si trasforma in un aumento esponenziale anche di che cosa? Di basse performance e soprattutto di scarsi risultati e di smarrimento. Inizia a pensare come le tue risorse, le tue competenze sono un valore per il mercato, perché queste saranno quelle cose che i tuoi potenziali clienti saranno disposti a pagare, non i tuoi prodotti li trovano in 100.000 casi, in 100.000 posti e in 100.000 luoghi. Quindi per molto tempo inizia a pensare che quello che servirà per molto tempo saranno le tue competenze trasversali, come tu in qualche modo veramente potrai risolvere dei problemi dei clienti. Le persone sempre di più sono attratte dalle persone e non dai loro prodotti. Tutto questo è quello che io cerco di mandare come messaggio a te e a tutte le persone che mi ascoltano, e farlo diventare il tuo must. E io ti lascio con una cosa, ti lascio con un dilemma. Tu cosa scegli di fare con le tue competenze? Fermati, scrivile e prenditele come obiettivo e fare diventare il tuo impegno, il tuo lavoro più importante da qui, da oggi in poi. Ciao.